Oggi la World Democracy incontra il dottor Claudio Gentili, direttore di Confindustria Education. Ovviamente la ringraziamo per aver partecipato al nostro progetto del Movimento Giovani per il Futuro. Allora, innanzitutto vorremmo iniziare parlando dei punti di forza del nostro sistema universitario e quali sarebbero gli eventuali strumenti che secondo lei sarebbero necessari per migliorare le università italiane. Ma l'università italiana è un pachiderma malato, nel senso che ha una grande tradizione, un grande blasone, ci sono delle università che sono davvero straordinarie. Purtroppo c'è stata una crescita all'interno dell'università che è stata disordinata. Faccio degli esempi concreti per farmi capire. Con lo stesso numero di allievi, l'università di Siena, che ha oggi un buco di bilancio di oltre 150 milioni, ha il triplo del personale tecnico e amministrativo dell'università di Verona. Ci sono università che sono da 10 anni sottofinanziate. Il nostro sistema di finanziamento dell'università premia la spesa storica, per cui se io per 10 anni spendo di più di quanto mi spetterebbe, automaticamente la finanziaria nell'anno successivo, il decreto di attribuzione del fondo di finanziamento ordinario, mi dà di più. Se io sono virtuoso e risparmio, automaticamente mi vengono sottratti quegli investimenti che magari potrei utilizzare per il diritto allo studio degli studenti o per migliorare l'apparato tecnologico o magari farmi dire un premio Nobel nella mia università. Quali sono i punti di forza della nostra università? Sicuramente la nostra università ha delle punte d'eccellenza, cito soltanto per fare un esempio la scuola di fisica della Sapienza di Roma, e abbiamo una serie di realtà universitarie private o pubbliche, ovviamente è d'obbligo citare la LUIS soprattutto per i passi da gigante che ha fatto negli ultimi anni, è d'obbligo citare la Bocconi ma anche la Sant'Anna di Pisa, la Sissa di Trieste eccetera. Ci sono bellissime università del settore tecnologico, basti citare il Politecnico di Milano e quello di Torino. Ci sono piccole università che hanno grandi tradizioni, basta pensare a Pavia per medicina, o grandi università che hanno nel settore umanistico e in quello tecnologico, basti pensare a Bologna o a Padova, davvero risultati significativi. Ma anche il Sud non può essere trascurato, ci sono esperienze interessanti sia in Sicilia che in Puglia che in Campania che in Calabria. Quello che secondo me manca alla nostra università è l'individuazione di pochi essenziali strumenti per ridurre lo spreco di risorse, la cattiva gestione, per evitare la disseminazione di università condominiali. Ogni università per gemmazione ha dato vita a circa 120 sedi, spesso in realtà territoriali che non meriterebbero di avere un'università. E quindi l'idea che a mio parere va coltivata è tornare al concetto di universitas, che vuol dire qualcosa che offre una molteplicità di servizi scientifici e didattici, evitare che i nostri ragazzi pretendano di avere un'università sotto casa, concentrare gli investimenti in un ristretto numero di università capaci di competere nel mondo. Ovviamente concentrare gli investimenti aggiuntivi rispetto a gli investimenti fondamentali per garantire il diritto allo studio e la vita dell'università. Noi sappiamo che la crisi economica ci obbliga a fare risparmi e quindi anche l'università è obbligata a risparmiare. Se noi guardiamo i dati internazionali appaiono due elementi che vanno considerati. Primo elemento, rispetto al PIL spendiamo poco. Ma se noi guardiamo un dato che l'OCSE ci fornisce, cioè spesa per studente full time, e quindi scremiamo l'università dalla pletora di studenti che si iscrivono e che non frequentano l'università, a questo punto, ahimè, non è vero che l'università è sottofinanziata, ma il dato della spesa per studente full time ci mette addirittura di sopra della media OCSE. Questo non vuol dire che non bisogna investire, anzi,
tutti i paesi più avanzati nell'adottare pacchetti anticrisi e nell'adottare misure per ridurre gli sprechi nel settore pubblico hanno fortemente puntato su innovazione, università e ricerca. Quindi si tratta di investire di più e di spendere meglio gli investimenti che già oggi il nostro paese dedica al sistema universitario. Invece, tanto discusso disegno di legge Gelmini, quali sono i punti qualificanti e quali sono le novità? Ma io vorrei partire dalla riflessione che ha fatto il mio carissimo amico e maestro nella cultura liberale, che è il professor Dario Antinseri. Dario Antinseri, sia in due articoli pubblicati di recente sul Corriere della Sera, che in una intervista concessa a voi, ha messo in evidenza un elemento che mi trova d'accordo, e cioè la necessità di rendere più meritocratica l'università, ma ha evidenziato un elemento che mi trova invece in assoluto disaccordo. Qual è questo elemento? Dario Antinseri, e con lui molti altri accademici, considerano pericolosa la eventuale presenza nei consigli di amministrazione delle università di persone esterne all'università. Allora, intendiamoci, quando Dario Antinseri dice che il salumiere piuttosto che il banchiere, piuttosto che l'affarista palazzinaro, è bene che non vengano a disturbare l'università portandovi dentro interessi che sono estranei alla cultura accademica, dice una cosa ovvia, sacrosanta, banale. Quando però Dario Antinseri, nelle sue acute riflessioni, si fa portavoce di un diffuso pensiero dentro l'università, che sostanzialmente può essere così recitato: l'università è mia, l'università è dei professori che vi insegnano, qualunque persona esterna all'università è bene che non vi metta piede. Quando dice queste cose, e se dice queste cose perché magari ho mal interpretato il suo pensiero, ebbene si allontana dal suo maestro, da Karl Popper. Karl Popper ci ha insegnato che ci sono due società, la società chiusa e la società aperta. Io vorrei riprendere il pensiero di Popper per dire che c'è l'università chiusa e l'università aperta. Qual è l'università chiusa? L'università chiusa è la turris eburnea, la torre che si sente minacciata da tutto quello che c'è fuori di essa, che alza dei bastioni, che considera il mondo esterno come un mondo pericoloso. Io ricordo che negli ambienti veneti circola una battuta, la domanda è: perché con la fiorente civiltà veneziana, l'università più blasonata del Veneto, la più antica, è nata a Padova? E la battuta che circola in Veneto è che a Venezia si tratta con i gay, con i soldi, e a Padova ci sono i studi. Gay e studi devono essere separati. Questa idea, che è largamente presente nella nostra cultura, della grande tradizione idealistica, non è l'idea di università aperta. L'università aperta ha il suo fondatore in Wilhelm von Humboldt, che è il creatore dell'Università di Berlino, e ha questa caratteristica. L'università deve svolgere tre mestieri, deve avere tre funzioni. Ricerca, perché senza ricerca non si chiama università, è un super liceo, e molte nostre università sono di super licei. Molti nostri ricercatori, che vengono pagati come impiegati e non pubblicano un solo articolo in inglese o nelle riviste specializzate internazionali, sono praticamente ottimi collaboratori di un super liceo, ma non fanno ricerca. Quindi ricerca, ricerca, ricerca. E interesse degli studenti avere un'università che fa ricerca. Didattica, e anche qui ha spezzato una lancia: i professori che fanno ricerca e poi non si piegano alla didattica, magari delegando i loro assistenti al rapporto con lo
studente, quasi disprezzando il rapporto con lo studente, non sono veri professori, ma accanto alla ricerca e accanto alla didattica vi è il trasferimento. Le conoscenze che l'università sviluppa vanno trasferite all'esterno. Quindi esiste un modello di università che abbatte le mura e che ha bisogno degli esterni.